Io non vedevo questo film da molto tempo, interamente. Poi l'ho visto in televisione anche una sera, ma non completamente e non recentemente. Quello che mi ha colpito, io ho una discreta memoria, o in generale di cinema, quindi una discreta memoria, però di questo film stranamente mi ricordavo le inquadrature, certi attacchi proprio da una scena all'altra, i luoghi, persino le domande che mi hanno fatto allora qualcuno, che mi ha fatto adesso a Marco Tullio, se fosse lo stesso luogo, quanto di ricostruito, oppure per esempio la misura raggelante dell'aula del Tribunale dei Minori, no? Una specie di cosa segreta in cui si chiude una porta. Mi ricordavo proprio di più, cose più dettagliate, più interne. Questo credo che dipenda da una cosa che non so se qualcuno di voi condivide, ma che parlandone per esempio con un paio di ragazzi giovanissimi del centro sperimentale, che l'hanno visto abbastanza fortunosamente, hanno trovato anche loro nel vederlo, cioè sia come l'impressione di essere trascinati dagli unici veri cercatori di verità, che sono rappresentati dagli autori del film. Il non riuscire ad essere completamente convinti mai che nessuno degli altri personaggi, anche i buoni, sia nelle condizioni di essere veramente, di sentire necessario il capire di più, e non soltanto della meccanica del delitto, della composizione, ma delle origini confuse, della confusione del paese in cui questo delitto è avvenuto e delle parti della frantumazione di questo paese. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto molta impressione, è una cosa che tra l'altro, non solo questa, certamente anche la realizzazione, toglie, non fa del film nulla di datato, perché il film si muove, ed è vero che si muove proprio come un viaggio, e per me credo che definire un viaggio un film sia uno dei migliori complimenti. Definisce un viaggio nel divenire che non è terminato. Volevo solo dire questo, e solo dire che mi sembra particolarmente adatta la formula ideata dall'ANAC di chiamare queste proiezioni percorsi, proprio per chiedere a Marco Tullio Giordano proprio di raccontarci come si è arrivati a questo film, come è nato da... Sì, tante cose si possono intuire, ma sentire un ripercorrere quel cammino credo che sia interessante particolarmente. Forse più di un film, come dire, più razionale, più matematico. Questo non è un film matematico, questo è un film inquieto che mantiene la sua inquietudine a tanti anni di distanza, per questo vogliamo sapere come nasce questa inquietudine e la necessità di rappresentarla. Dunque, non è facile dire esattamente il momento. Devo fare un piccolo salto indietro, e cioè al giorno in cui ho saputo dalla radio che Pierpaolo Pasolini era stato ucciso a Roma. Come in pochi altri avvenimenti, di solito i lutti familiari, ti ricordi quando è morto tuo padre, quando è morto un fratello? Io non mi ricordo quando è morto Mao Zedong, per cui pure che era stato molto amato, o quando è morto Andrés Segovia, che pure io ammiravo enormemente da ragazzino, però mi ricordo esattamente il momento in cui è arrivata questa notizia.
E ho riflettuto molto su questa ragione. Come mai di Pasolini, Kennedy un altro per dire, come mai Pasolini e la morte di un parente e le altre sono morti che ci capiscono, che ci colpiscono. È morto Altman ieri, per chiunque ami il cinema è una perdita enorme. Ma la morte di Pasolini, e non solo per il modo, credo, ma proprio la sparizione della sua intelligenza, della sua guida, è qualcosa che diede a me ragazzo, avevo 25 anni allora, la sensazione che ci sarebbe stato un prima, che c'era un prima e poi un dopo, e che la mia vita non sarebbe più stata uguale dal momento che mancava quel riferimento. È un riferimento conflittuale quello con la figura di Pasolini, perché un maestro severo, un maestro non compiacente, non accomodante, quindi un buon maestro, in un'epoca invece di cattivi maestri, in cui i maestri sono compiacenti, accomodanti, terrorizzati di sembrare fuori moda e quindi cavalcano anche le sciocchezze giovanili per la paura di sembrare antiquati, di non essere moderni. Pasolini è un maestro che non aveva nessuna preoccupazione di essere moderno, anzi antico, più moderno di ogni moderno, dice di se stesso. Quindi potrei dire che l'idea di fare un film è nata in quel momento lì, anche se in quel momento lì io non sapevo ancora se sarei diventato un cineasta. Però dire dovrò fare, semmai in qualsiasi professione intellettuale io scelga di abbracciare, se c'è una figura con la quale dovrò fare i conti io per la mia vita, ma poi anche il mio paese, è questa. Credo che sia stato vero per tantissime persone, meno vero per l'establishment, intendendo non soltanto il potere politico, ma anche gli intellettuali, anche la corporazione, perché Pasolini, pur avendo quei funerali, pur avendo quel pronunciamento di persone che lo amavano e che lo hanno difeso, ha sollevato come la legge di Archimede, una spinta uguale e contraria del buon senso, della piccola, come si può dire, del piccolo luogo comune confermato, e soprattutto che fosse diventato inattuale, cioè persa la vita, la sua vita e quindi la sua viva voce delle sue opere sarebbe rimasto poco, sembravano destinate a invecchiare molto rapidamente. Per me è stato chiaro subito che non sarebbe stato così, che questa figura sarebbe rimasta la chiave per capire tutto quello che stava avvenendo in un momento molto cruciale della vita del nostro paese, ma non parlo soltanto di cruciale per quello che riguarda la storia di quei cambiamenti molto convulsi, la nascita del terrorismo, che in quel momento sembrava la cosa prevalente dell'Italia, cioè c'erano Der Spiegel col piatto di spaghetti con una pistola, l'Italia sembrava una guerra per bande fra uno Stato incapace di difendersi, di tutelare il terrorismo capace di qualsiasi cosa, un po' come oggi, il grande spauracchio, questo grande spauracchio non si sa quanto reale, quanto invece agitato, così per poter terrorizzare tutti e tagliare la lingua a chi deve esprimere una protesta civile. Non si può nemmeno protestare civilmente quando c'è il terrorismo che sintetizza la ribellione, che diventa l'unico tipo di ribellione di cui si parla, cioè tu non ti puoi mischiare con quello e quindi non parli più, perché è uno dei risultati. Ma parlo soprattutto dal punto di vista culturale, cioè che cosa ha insegnato soprattutto una figura come quella di Pierpaolo Pasolini? Sarebbe lungo dirlo, ma per dirla con poche parole, penso che ci capiamo al volo. La rinuncia alle appartenenze per partito preso, non so, la rinuncia all'ideologia. Sentire che l'intelligenza e quindi la ricerca
è centrale nel lavoro dell'intellettuale più che non l'appartenere a questo schieramento, a quell'altro. Che sembra normale dirlo, e sono passati 30 anni e ancora l'Italia si scanna su siamo di destra, siamo di sinistra, siamo di centro, vogliamo, è qualcosa, le ideologie sarebbero morte da 50 anni e noi stiamo ancora a scannarci sull'ideologia, anche lì come puro fantasma, come puro spauracchio, non c'è molta differenza, questo lo diceva già Pierpaolo Pasolini. Se non altro dal punto di vista estetico, da come un ragazzo di destra, come un ragazzo di sinistra, e questo suonò scandaloso all'epoca, suonò, come dire, re nudo, qualcosa che non si doveva dire, che Pasolini disse. Insomma, una grande lezione di libertà, prima di tutto, di incoerenza, lo scandalo del contraddirmi, diceva Pasolini. Ora faccio un salto avanti di parecchi anni. Dopo circa una ventina d'anni, in qualche maniera, la vitalità di Pasolini è ritornata, insomma, è uscita dall'oblio. È un oblio che oggi, per esempio, c'è intorno alla figura di Alberto Moravia, di cui così sembra sparito. Bisognerà aspettare qualche anno per capire cosa è stato per la cultura italiana Alberto Morave. Forse le figure molto ingombranti hanno poi come la necessità di essere spurgate, non so per quale ragione, ci sia tanta difficoltà a rendersi conto della reale grandezza, sostanza di figure come queste, di cui un paese dovrebbe essere orgogliosissimo. L'Italia avrà un senso nel mondo perché c'è stato Pasolini, se no. Non certo perché ha avuto gli uomini politici che ha avuto, l'Italia verrà ricordata per i suoi artisti, se no non esisterebbe questo paese minuscolo, insulso, bellissimo e completamente inutile dal punto di vista del contributo al pensiero. Però gli artisti tutti grandissimi, tutti abbastanza consistentemente potenti e influenti. Per cui chi opera in questo settore deve anche sentire non il peso, ma la responsabilità di questa tradizione. Allora, per me Pasolini è sempre stato questa figura e ho la sensazione, intorno agli inizi degli anni 90, che questo possa essere, che il mio paese sia pronto ad ammetterlo, anche perché sono cresciute delle generazioni che erano bambini, adolescenti, quando Pasolini, che non hanno conosciuto Pasolini attraverso il mito, ma attraverso la sua opera, cioè l'hanno letto, perché poi Pasolini è anche, che anche dal punto di vista del paradigma formale, com'era fisicamente Pasolini, inquietante, no? Un attore tragico, una maschera tragica. Io ricordo, apro una piccola parentesi, che quando avevo 12 anni, 1962, Pasolini aveva girato Mamma Roma, vedevo delle fotografie di questo Pasolini sui giornali, sempre scelte come per portare in evidenza un pericolo, una figura pericolosa, gli occhiali, forse lui anche amava questo, non so, non ho mai capito se fosse la scelta dei grafici del giornale, dei direttori del giornale o anche proprio un suo atteggiarsi. Fatto sta che Pasolini nelle immagini dei giornali è sempre in una posizione quasi aggressiva, quasi. E per un bambino di 12 anni questa figura aggressiva, ricordo delle foto mentre girava Mamma Roma con una camicia americana con su dei numeri, come era di moda allora, una divisa del carceri americani di jeans e questa immagine, lui come già carcerato, qualcosa di temibile. E quando poi qualche anno dopo ho visto Mamma Roma, non potevo associare la delizia di quel film, la profondità, la sensibilità con quell'immagine così accuratamente filtrata e costruita dai giornali. C'era qualcosa che non tornava. Ritorno al 1992-93. Penso che è giunto il momento di fare un film su Pasolini.
incontro per la prima volta nella mia carriera Sandro Petraglia e Stefano Rulli, con i quali cominciamo a lavorare a questo progetto che ce lo dirà meglio forse Stefano. All'inizio si configura come un film sulla vita di Pasolini. E addirittura come un film forse per la televisione, cioè pensiamo un po' ingenuamente che la televisione italiana potrebbe raccontare la storia di un intellettuale che nasce negli anni del fascismo, nasce nel 22, Pasolini, che si forma, la formazione di un intellettuale italiano atipico, la guerra, il fratello, l'omosessualità, cioè tutti i temi. Gli anni 50, l'arrivo a Roma, che cos'era la Roma degli anni 50, la scoperta del cinema, insomma, tanti temi che mi sembrano, che ci sembravano, ti ricordi Stefano, interessanti, unici. L'idea di farlo per la televisione decade immediatamente dopo aver fatto due chiacchiere col primo dirigente di turno, che si terrorizza solo a pronunciare il nome, e quindi pensando di concentrare nel tempo di un'ora e mezza, 2 ore, insomma di una durata normale, bisogna trovare una chiave, perché la vita di Pasolini è ricca di spunti, è ricca di... E in un testo di Pasolini in cui parla proprio del montaggio, è una pagina che sembra scritta per come una recensione a JFK di Oliver Stone, perché dice: se noi avessimo la possibilità di montare tanti punti di vista diversi sulla macchina di Kennedy, i punti di vista che sono non solo quelli di chi spara, ma anche di chi vede, e si potessero montare tutti insieme, potresti ricostruire esattamente la scena dell'omicidio. Un po' quello che fece Oliver Stone con questa tecnica, che fruttò anche un Oscar al suo montatore Pietro Scalia, di frammentare un'infinità di punti di vista. E scrive Pasolini: la morte è il momento in cui retrospettivamente la vita di un uomo è leggibile in filigrana, in modo perfetto, cioè il senso alla vita di un uomo viene dato dal momento della morte. E poiché la morte di Pasolini è un atto pubblico, non è privato come se morisse per una malattia o per una... ma muore per un assassinio che ha tutte le caratteristiche di una esecuzione, che forse non lo è, ma lo sembra, e che comunque suscita questo dubbio. Nell'Italia di quel momento lì, dove ne succedevano di tutti i colori, perché fosse successo, non so, in Svizzera forse uno non pensava che ci fossero i servizi segreti, ma succede nell'Italia della metà degli anni 70, dove in pentola bolle di tutto, e quindi autorizza a pensare che non è solo la sua morte privata, la sua vita privata, ma è un atto pubblico. È un atto pubblico anche perché scatena, come se uno buttasse un sasso in uno stagno, questi anelli che si giungono fino alla riva, poi tornano indietro, interferiscono, e quindi che è la reazione del corpo dell'Italia alla morte di Pasolini, perché fu un avvenimento che sconvolse non solo chi lo amava, come è naturale, ma anche chi si era abituato ad averlo come antagonista, un antagonista intelligente. Meglio avere un avversario intelligente, perché anche tu sei costretto a migliorare. Quando c'hai antagonisti peggiori, peggiori anche tu. Infatti si è visto dopo, a furia di perdere i migliori. C'era il bellissimo libro di Enzo Siciliano, che è Vita di Pasolini. Questo libro merita una piccola considerazione. Enzo Siciliano lo pubblica nel 78, sono passati 3 anni dalla morte di Pasolini. È un libro meraviglioso, io consiglio di leggerlo, perché non c'è solo la perfetta cognizione da letterato, da intellettuale, di che cos'è tutta l'età della vita di Pasolini, ma anche il pathos di qualcuno che gli era amico, che aveva condiviso. Però anche quel libro non ebbe successo immediatamente, gli fu anche rimproverato: ma così presto, ma quando bisogna aspettare a indagare, o è troppo presto, è troppo tardi. In realtà sembra che in Italia qualsiasi gesto
suona come una disdetta a chi non ne fa e quindi è odioso. Qualsiasi gesto creativo in questo paese sembra qualcosa che suona appunto come un rimprovero a chi non ne fa e questo dimostra che è un paese estremamente poco vitale, perché un paese vitale ogni gesto dovrebbe suscitare l'emulazione, la competizione, la sfida. E invece qui, e Pasolini anche è stato, in un certo senso, anche la sua, anche l'ostilità che ha avuto, questa buona parte di zavorra italiana tipica che vedere sempre che non, quello che fai o non basta o non va bene, ci vuole ben altro, eccetera, eccetera, eccetera. Il film fu complicato da realizzare, non fu facile trovare subito i soldi, tant'è vero che il produttore Claudio Bonivento si dovette associare poi a Vittorio e Rita Cecchigori, allora la combinazione era questa. E in questo interregno, perché per un anno ho preparato 3 volte il film, dovendo interrompere la lavorazione, dopo aver scritto la sceneggiatura con Sandro e Stefano, temendo di non riuscire a fare il film, perché era davvero molto complicato, Pasolini non aveva una prevendita televisiva, non si trovavano i soldi in giro, non, insomma, in quel momento lì era molto difficile trovare soldi per un film su Pasolini e quindi pensai di pubblicare i risultati della nostra ricerca, perché dal momento che abbiamo cominciato ad analizzare la morte di Pasolini, sui materiali messi a disposizione dal fondo Pasolini, diretto da Laura Betti e dall'avvocato Nino Marazzita, che ci ha dato proprio tutto. Noi avevamo, in un certo momento, ci eravamo trasformati in avvocati e investigatori, scoprendo anche un sacco di piccole cose che se fossimo stati investiti dell'autorità che hanno degli investigatori, io non dico che saremmo riusciti ad acciuffare i colpevoli, però ad arrivarci vicino. Io ho incontrato, dopo che è uscito il film, molte persone che però non erano disposte a testimoniare in un'aula e quindi io non mi sono avvalso delle loro testimonianze perché non le ritengo credibili se uno poi non è pronto a sostenerle davanti al giudice, che però se vale da un punto di vista statistico hanno completamente confermato la ricostruzione fatta dal film, cioè che Pelosi ha agito con un gruppo di maggiorenni che ha sostenuto sempre la tesi di aver agito da solo perché questo lo lasciava di pertinenza al Tribunale dei Minori e quindi sottoposto a una legislazione più tenera, mentre invece, secondo la legge di allora, oggi è tutto cambiato, mentre invece il concorso con maggiorenni lo metteva in un tribunale ordinario e quindi con procedure più severe. Inoltre minacciato dai suoi stessi complici e quindi anche terrorizzato di pagarla anche in carcere, voglio dire che una polizia, una magistratura che non perde tempo ma va al punto, aveva gli strumenti per arrivare dove noi ci siamo avvicinati 20 anni dopo. Bene, allora abbiamo sentito il terreno anche privato, anche probabilmente il tuo e quello di altri, da cui nasce quella che è il riconoscere un terreno appunto che ci spinge, no? Abbiamo sentito anche come in qualche modo e per ragioni quasi di difficoltà produttiva. Il film diventa, la preparazione del film diventa sempre più un'indagine, cosa che io Sì. No, sospettavo perché travolge, perché lo diventa un'indagine, suggerisce. diventa un libro, appunto il libro che ho Sì, pubblicato con sì, Mondadori, che non è il testo del film, è semplicemente sono gli elementi di indagine e una serie di nessi logici che dico almeno se si pubblica il libro, se il libro può aiutarmi a fare il film. certo. E infatti penso che in qualche maniera mi abbia anche
aiutato perché ci fu una certa così, attenzione della stampa, insomma, che fu un test magari anche per il produttore di dire: ma allora forse sto Pasolini interessa, forse. E infatti poi nel 94, nell'estate del 94, il film fu poi girato. Mi piacerebbe sapere qualcosa da Stefano, proprio del, non voglio dire tecnicamente, ma insomma della fase, come si è passati da un progetto di vita televisivo, quindi come dire, romanzo, narrazione, biografia, a una struttura, a una concentrazione, a una delle varie forme in cui sono il film. Perché si è passati da un film sulla vita di Pasolini a un film sulla morte di Pasolini, no? In qualche modo avevamo scelto questa idea del film sulla vita perché ci sembrava che la vita di Pasolini era come uno snodo di tanti problemi dell'identità di questo paese, no? Basti pensare proprio anche alla storia del periodo fascista, insomma, cioè il rapporto col fratello, la morte di questo fratello, forse per mano di altra resistenza, il suo ruolo. L'intellettuale che pur partecipando alla vita civile, quando è il momento della guerra, lo stesso Pasolini non ce la fa a fare quella scelta di andare in montagna come il fratello, e quel senso di colpa che lui si porta dentro e che nella sua poesia, nell'opera d'arte, quasi come riparazione, no? Come risarcimento, c'è una serie di il rapporto con la madre, con la Chiesa, c'è una serie di snodi nella vita di Pasolini, per cui parlare di Pasolini significava parlare dell'identità di questo paese. Il progetto, a mio parere, da un lato molto ambizioso, però dall'altro anche forse un po' ingenuo, insomma. E che cos'è che c'ha? Una delle cose che io mi ricordo che ci ha bloccato, ed è stato soprattutto Marco Tullio che ci ha detto cambiamo registro, è che noi abbiamo visto tutti i materiali possibili di Pasolini. Siamo andati in fondazione e abbiamo cominciato a vedere le interviste a Pasolini, la faccia di Pasolini. E abbiamo detto, ma è irrappresentabile. Cioè, come fai a trovare un attore che rappresenti Pasolini? C'è stato come un sentimento di irrappresentabilità, un po' forse il problema che in altro modo si è trovato Francesco Rosi quando ha fatto Salvatore Giuliano, no? Cioè, quell'essere un mito, però un mito troppo vicino per poter essere rappresentato, no? Ci ha dato come un disagio, cioè, quando, dato che volevamo usare questi materiali di repertorio accanto alla parte, diciamo, di ricostruzione con personaggi, l'idea di affiancarli era proprio, dava disagio, cioè non riusciva a vederlo, non riusciva ad avere un'identità, no? Questa cosa. E questo è stato un elemento, diciamo, uno degli elementi anche accanto agli altri, per cui abbiamo detto forse no, forse si può parlare di Pasolini soltanto nella sua assenza fisica. E infatti nel film è presente lui, con la sua faccia, con la sua. Da un lato questo, e dall'altro questa indagine, questa ricerca che abbiamo fatto insieme a Marco Tullio, per cui siamo andati a parlare con moltissime persone di Pasolini, tutti i suoi amici, almeno quelli che abbiamo potuto raggiungere, da Citti, ovviamente Laura Betti molto a lungo, e molti altri, l'avvocato Marazzita. Quello che ci colpiva è che quando arrivavamo a raccontare la morte di Pasolini, chi aveva ucciso Pasolini, ognuno di loro era molto convinto di sapere la verità. La verità però era totalmente diversa dall'uno all'altro, cioè ognuno ci raccontava chi diceva che chiaramente erano stati dei ragazzi di borgata legati alla delinquenza locale, mi ricordo, mi pare Citti soprattutto aveva questa versione, insomma, legata al fatto che era stata rubata una volta una copia del film di Pasolini, c'era stato un ricatto, come conseguenza di questo c'era stato questo omicidio. Ha sempre sostenuto che il delitto invece avesse ragioni politiche, insomma, no? L'ha sostenuto anche con la sua attività della fondazione. Altri amici invece sostenevano che il tema dell'omosessualità era decisivo per capire la sua morte. È stato ammazzato perché era un omosessuale, però era come se ognuno, parlando della morte di Pasolini, parlasse di se stesso, no? Allora, in qualche modo, quella è diventata come una chiave parallela del film, cioè da un lato c'è una ricerca delle possibili verità da trovare sul perché della morte di Pasolini, ma dall'altro anche sullo sguardo degli altri, sullo sguardo dell'Italia che attraverso Pasolini guarda se stessa, no? E quindi il film è stata una scelta anche questa di stile di Marco Tullio, assume questo tono un po' da oratorio, no? Cioè, ci sono questi sguardi, queste dichiarazioni, non è che hanno un'importanza solo indagatoria, insomma, quando l'onorevole socialdemocratico dice quella battuta,
orrenda in cui non si riconosce in Pasolini come rappresentante della cultura italiana, non serve all'indagine, ma serve a raccontare lo sguardo, insomma, no? I punti di vista, l'Italia che viene scossa dalla morte di Pasolini. Cioè la morte di Pasolini fa emergere un sentimento del paese che ha varie sfaccettature, insomma, e quindi attraverso questo film abbiamo cercato di ricostruire, per quanto siamo riusciti, gli elementi di verità, insomma, e cercando di unirli fin dove era lecito e giusto farlo, insomma. Prove definitive non ce ne sono, però certo, come dice l'ultima battuta dell'avvocato, quello che colpisce è la paura del potere della verità, non tanto che c'era una verità che noi volevamo dimostrare, no? Ma la paura di arrivare a togliere quell'elemento della, no, dell'omicidio in concorso con, è una mossa di paura, difensiva, di ignavia da parte di quel potere. E quindi in qualche modo il film si muoveva un po' su questi due registri. Devo dire che poter fare questo film con Marco Turio per me e per Sandra è stata una bellissima esperienza, anche perché era una delle poche volte che ci siamo potuti misurare noi della nostra generazione, mi sento di dire, noi siamo una generazione di mezzo, insomma, rispetto a quella che ha fatto il grande cinema, no, di Impegno dei Civili, Salvatore Giuliano, no, così, come questa generazione poteva affrontare ancora un cinema che potesse avere un impatto sulla realtà, no? A che serve un film così, no? Detto brutalmente, no? Io credo che a questa domanda la generazione precedente aveva trovato una risposta. Non so quanto facilmente, ma insomma c'era un paese che non sapeva molte cose, c'era un'informazione che non diceva delle verità, il cinema aveva una funzione sociale altissima, diffusissima, amplissima, e quindi doveva in qualche modo, se poteva, aiutare il pubblico a sapere quello che non gli veniva detto. Credo che in qualche modo oggi il problema sia diverso, insomma, cioè che quel tipo di cinema, così com'era, non è più praticabile, non ha lo stesso senso, perché la società è cambiata, perché in fondo il problema oggi è quello opposto, è quello di troppa informazione, cioè l'informazione che anche su Pasolini, si è sentito di tutto e contrario di tutto, per cui alla fine il non essere arrivati a una verità definitiva ha significato che non c'era nessuna verità dietro, no? Che non c'era nessun complotto culturale, insomma, che ha portato poi a quel clima che ha favorito la morte di Pasolini. Allora io penso che oggi invece possa avere ancora una qualche utilità fare questo tipo di film laddove uno riesce a ricostruire, come dire, un filo di senso, no? In mezzo a un bombardamento di informazioni per cui tu non sai più ciò che è giusto e ciò che non lo è, cioè ti ci confondi dentro. In fondo il discorso finale che fa il perito, noi l'abbiamo molto pensato proprio perché ci sembrava fondamentale aiutare il pubblico a ritrovare un senso in tutta questa storia, non un colpevole, ma un senso, insomma. Ecco, io penso che oggi il cinema possa avere ancora questo senso nell'aiutare, come dire, il pubblico non tanto a trovare delle verità, ma a trovare un nuovo sguardo sulla realtà. Ecco, questo. Qui c'è un rapporto già visivo, già armonico, per esempio quella che Fulvio Scarpelli ogni tanto definisce la scenografia sociale, che è il rapporto fra luoghi e persone, per meglio dire persone, scelta di queste persone, rappresentazione dei luoghi dove si muovono, no? Qui c'è un rapporto abbastanza straordinario, ma certo ci sono molti bravi attori nel film, però io per esempio ho visto che in alcuni di loro, bravissimi attori anche dopo, c'è una naturalezza, una semplicità, io dicevo a Marco Tullio una leggerezza che non hanno avuto poi in altri modi, e questo credo sia merito di questa seconda, proprio di quando siete arrivati a girare. Così, volevo chiederti appunto della fase, diciamo, di realizzazione e poi magari, se vogliamo, volete accennare anche alla terza scrittura, alla fase di montaggio, se ne avete ancora, se vi siete trovati di fronte alle sorprese, per esempio, non so, avete continuato a viaggiare, magari cambiato qualcosa girando, non so. Ma no, mi fa piacere questa domanda perché posso. Perché è una cosa che mi sta molto a cuore quando si fanno dei film cosiddetti in costume. Quando si fa un film in costume,
Voi potete immediatamente riconoscere in quale anno è stato fatto quel film in costume. Fate un film sul Risorgimento e voi dite: è stato girato negli anni 40, è stato girato nel 56, è stato girato negli anni 80. Per quale ragione? Perché è chiaro che i protagonisti si tagliano i capelli come vuole il costumista e il regista, ma le comparse per una posa non si fanno toccare. Allora ci sono il primo piano, tutto perfetto, preciso, ben fatto, e poi gli sfondi tutti invece imprecisi. Allora per me invece è molto importante che la tela di fondo sia a fuoco e quindi precisa in modo quasi maniacale. È un film che mi ha permesso di sfogare tutta la maniacalità in modo ossessivo, dalle automobili alla decorazione. Voi immaginate, per esempio, che la casa di Pasolini, che è stata tutta ricostruita dallo scenografo Gianni Silvestri, ma i mobili sono i mobili di Pasolini che mi sono stati dati da Ninetto Davoli, che ne aveva ereditato il salotto, da Graziella Chiarcossi, che ne aveva ereditato un'altra parte, la macchina da scrivere che voi vedete, che a un certo momento viene chiusa, è la vera macchina da scrivere di Pierpaolo Pasolini. Questo non solo perché sapevo che avrei montato le foto di Dino Pedriali dove si vedeva quella macchina tutta consumata e quindi pensavo che poi si sarebbe riconosciuta, ma anche per una specie di idea sciamanica che gli oggetti portino, cioè quella poltrona che aveva veramente conosciuto Pasolini, che cosa avrebbe trasmesso agli attori che si sedevano sopra e dovevano fare quella scena in cui si prende la decisione molto importante di ritirarsi dal processo. Beh, insomma, questa maniacalità, naturalmente, ora voi la sapete, siete un centinaio di persone che la sanno, ma la stragrande maggioranza degli spettatori non lo saprà mai, se non chi non è qua questa sera non apprende, non l'ho messo sui titoli, ognuna di queste cose. Però io penso che si senta nel film, si sente esattamente, e ne ho avuto la conferma questa sera vedendo il film con voi, perché l'ho visto improvvisamente da spettatore, mentre prima l'ho sempre visto da regista che dice: oddio, questo effetto arriva, succede. L'ho visto come se non l'avessi neanche fatto io, e l'ho trovato anche un bel filmettino, direi la verità. E mi sono anche commosso alla Hai fine. detto fa ancora la sua, come hai detto, fa ancora la sua Fa porta. ancora la sua porca figura, e mi sono commosso, cosa che non mi era mai successa. Alla fine, vedendo Pasolini con quella voce così, quindi non per una cosa mia, ma per una cosa sua, per quello che lui era, l'ho trovato così forte e soprattutto, invece ragionando dal punto di vista della cucina, che non saprei dire in che anno è stato girato il film, perché sembra molto girato invece nel 1975, proprio per quella specie di ricostruzione che mi era facile perché ho vissuto quegli anni, insomma, sarebbe magari più difficile in un film ambientato in un'epoca di cui non ho esperienza diretta. Ecco, questa è una cosa proprio sulla fabbrica del film. L'altro elemento è proprio di tipo antropologico, cioè gli attori, che sono la cosa più importante di un film. Gli attori in questo film è il primo film corale. In seguito ne avrei fatti altri in cui l'elemento collettivo è molto forte, non c'è un solo protagonista, ma questo è il primo film nel quale la storia non è affidata a due, tre, ma proprio a un coro. Sì, ci sono delle figure, l'ispettore Pigna, eccetera. Sono tutti attori, gran parte attori che provenivano del teatro, relativamente inediti per il cinema. La madre di Pelosi è stupenda. La madre di Pelosi, sì, molto brava, Rosa Pianeta. L'ha trovata E bene. però una serie di attori che io sono andato a prendere in borgata, facendo loro però parlare la lingua della borgata di 20 anni prima, perché quei ragazzi del 1995 erano già diversi dagli ragazzi del 1975, e già molto diversi sarebbe farlo oggi nel 2006. E quindi quando metti insieme, diciamo, attori che hanno provenienze molto di diverse, scuole diverse, da una la strada, dall'altra l'Accademia, diciamo così, poi l'Accademia ho tante altre esperienze,
È importante come il suono di un'orchestra che non risultino stonati, cioè sono strumenti diversi, ma la nota deve essere quella nota lì, se no in chi lo vede poi c'è qualcosa di vagamente dissonante e disarmonico che dà fastidio. Diciamo, questo è importante per me, a parte Pasolini, a parte tutto, perché è il primo film nel quale ho dovuto affrontare questi problemi di cucina e quindi di relazionarmi con delle difficoltà che fino a quel momento non avevo ancora affrontato. Quindi per me è un film molto importante, un legame molto, molto forte, e sono contento appunto di averlo visto questa volta come spettatore. Così. E il montaggio, la fase del montaggio? Beh, il montaggio impiegai... Vedi, c'è il nome di una, di una bravissima montatrice, Cecilia Zanuso, vinse anche un Davide Donatello, sì, per questo, sì, sì, montaggio del film. Il montaggio, devo dire, non è per toglierle il merito, ma il film era scritto per una serie di frammenti che si ricomponevano, quindi il montaggio è abbastanza fedele alla scansione di come il film è previsto, cioè una specie di incrocio fra materiale di repertorio autentico, materiale di repertorio rigirato da me, trattato come se fosse del repertorio, portato in bianco e nero o a colori, e il materiale, uso una brutta parola, fictionale, cioè di scritto oggi, diciamo l'incrocio di questi tre. Beh, ma questa armonia che ti, insomma, si arriva a un, diciamo così, a un montaggio semplice, oppure comunque non difficile, non si inciampa, significa che insomma lo spirito del film è rimasto vivo, continuava, viaggiava col film. È un eccellente montaggio. Io conservo però a casa mia una precedente versione, non di un'ora e 47, ma di 2 ore e un quarto, che secondo me è meglio. Naturalmente il produttore e il distributore si spaventano all'idea di un film di 2 ore, però ritengo quella versione migliore. La ritengo migliore perché non ha paura, è molto parlato il film, e questo era un altro dubbio, troppo si parla. Si parla, ma la gente è anche intelligente, non è solo visiva in questa maniera passiva, cioè, anche l'uomo parla, stai a tavola con qualcuno che non apre bocca ma fa solo delle faccette, noiosissimo, non so, sarebbero tutti uguali dopo un po', quindi quella versione per me è il film, non perché spieghi meglio, ma perché ci sono, come dire, portate all'orgasmo e alla detumescenza naturale delle situazioni che qui invece, in uno stile che è moderno, che funziona, sono però come interrotte sull'acme. Io in seguito ho preferito organizzare il tempo naturale, la respirazione di un film intorno a un altro ecosistema. Io non lo rinnego questo, naturalmente, perché un film è nel tempo, nello spazio, nell'occasione, ciò che è possibile. Poi si discute di questo che c'è e non di quello che sta a casa mia, di cui però vorrei fare una versione in DVD, visto che oggi c'è questa possibilità, perché non sembrerà alla fine allo spettatore di aver visto un film più lungo. È strana questa cosa della lunghezza. Nessuno avrebbe mai immaginato che si poteva fare un film per il cinema della durata di 6 ore prima della... E neanch'io, se mi avessero detto un giorno tu girerai un film come La meglio gioventù. Eppure ogni tanto il tempo, anzi il tempo chiama tempo, mentre la fretta qualche volta ti fa venire voglia di spengere e di ritornare al silenzio. Mi è venuto in mente che avrei, mi è venuta un'idea che mi sarebbe dovuta venire allora. Per esempio, mi accorgo che quelle frasi, le immagini sono molto belle, questi ritratti di Pasolini, ma le scritte che si compongono distraggono, perché uno legge e non vede. Ho pensato che sarebbe stato più forte se quella cosa l'avesse letta l'avvocato Rocco Mangia.
prendendola sul serio, come dire, su, con questa voce, Antonello Fassari, che fa l'avvocato di Pelosi, un grandissimo attore che viene da Ronconi, non è mica solo la sorellella che avete visto in televisione, è un grandissimo, straordinario, potentissimo attore. Adesso vedendolo ho detto, ma devo dire al regista, quella famosa versione delle 2 ore e mezzo, chiamare Antonello Fassari e farglielo leggere anziché vedere scritto, perché prima di tutto l'occhio potrebbe vedere quelle foto di Pasolini bellissime. E poi il suono, come se lo stesso avvocato, mentre le legge, le trovasse vere, si innamorasse un po' delle parole di Pasolini, e poi alla fine è l'avvocato e deve... poteva essere meglio, si può sempre migliorare. Prima di tutto volevo ringraziarla per questo bellissimo film che ho trovato alla fine assolutamente romantico, poetico e romantico in un certo senso, come è stato costruito. E ci sarebbero veramente mille spunti di riflessioni, mille cose da dire, mille pensieri che vengono alla mente alla fine del film. Però mi limito a chiederle una curiosità, perché sennò... limito a chiedere una curiosità. Volevo chiederle come mai non ha scelto di farlo in bianco e nero, completamente in bianco e nero, e di passare dal bianco e nero al colore, anche ricostruire delle scene come se fossero di repertorio, farle in bianco e nero per poi passare al colore. Non ho capito... Piacerebbe sapere perché e la motivazione. No, io ho girato, dunque, la maggior parte dei filmati di repertorio su Pasolini è in bianco e nero, però ce ne sono anche a colori, quindi già il materiale su Pasolini dell'epoca è già un materiale misto. Dopodiché io ho girato del repertorio, diciamo falsificato del repertorio, per esempio ci sono delle scene in bianco e nero del ritrovamento del corpo che sono alcune vere e altre rigirate da me, non esistevano le inquadrature del ritrovamento dell'anello e quindi io le ho rigirate sentendomi nella piena legittimità, perché il cinema è proprio la falsificazione per eccellenza, quindi dico, riproduco questo e queste le ho girate tutte a colori e poi le ho trattate in bianco e nero quello che mi serviva e lasciando un colore molto sgranato in quello che non mi serviva. Il tempo presente del film invece, che è l'azione di Pigna, degli avvocati, della famiglia, del ragazzo eccetera, ho scelto di girarla a colori perché se l'avessi girata in bianco e nero si sarebbe confusa col repertorio, cioè questo è l'unico film del quale io non ho mai pensato mi piacerebbe girarlo in bianco e nero, mentre tutti i film della mia vita che ho girato, compresa La meglio gioventù, c'è stato un momento in cui ci siamo tutti detti come sarebbe bello girarlo in bianco e nero, Scorsese, Woody Allen, loro sì che possono, osano, fanno, ma di questo film invece ho sempre pensato che bisognasse girarlo a colori e in bianco e nero per distinguere questi tempi narrativi. La ragione per cui non si usa il bianco e nero è semplicemente questa, che la grossa parte del valore di un film è dato da quanto lo valuta la televisione per la messa in onda. Allora se un film è in bianco e nero non va quasi mai in prima serata, a meno di casi eccezionali, so, il film di Spielberg, Schindler's List, Good Night, Good Luck, ecco, questi film... è una specie di tabù. Un giorno qualcuno farà un film di 36 ore tutto in bianco e nero in prima serata, avrà un successo enorme e dimostrerà la cosa che tutti pensiamo, che la gente ama il cinema perché il cinema è privo di regole e che quindi uno vada per vedere una cosa nuova e non la ripetizione infinita di cose già collaudate. Non mi ricordavo bene il film perché l'ho visto tempo fa e non mi era chiaro nella sua totalità, e oggi ho provato una grandissima emozione, un film molto molto bello, molto importante per il cinema italiano, trovo, ma soprattutto è un documento veramente fatto con la volontà di fare un documento. Quello che ha detto Stefano Rulli mi ha veramente confermato in questa idea che ho avuto
del film e poi tutto quello che hai detto tu sulla, sulla coscienza con cui hai affrontato il problema. Ad esempio, un piccolo particolare, posso testimoniare che i mobili di Pierpaolo erano quelli proprio veramente suoi e che tu hai usato nel, nel film, perché io sono stato un pomeriggio intero a casa di Pierpaolo per un lungo colloquio filmato in cui lui mi ha raccontato tutte le sue origini, eccetera. Molto bello, anche feci per la Germania, per un produttore tedesco, perché sarebbe stato molto difficile farlo invece per un produttore italiano. E quindi la realtà che questo film mostra è secondo me fondamentale, proprio nell'uso dei personaggi, nel come hai diretto i personaggi, nel come hai tagliato la sceneggiatura, nel come hai capito i processi, come avvengono i processi. Adesso me lo, ce lo hai anche dichiarato, che ti sei anche appassionato alle tecniche processuali, e si vede, perché effettivamente pochi film danno una chiarezza così della tecnica processuale. Io vorrei chiederti una cosa, ma tu hai voluto fare questo film, adesso ci hai detto anche perché, ma la volontà vera era quella che volevi dimostrare che la tesi, di cui l'Italia era un po' divisa nelle due tesi, no? Che la tesi della complicità di ignoti era da tenere avanti fino in fondo ed era vera. Era questa che ti ha animato per la volontà di fare questo film. Senti, io quando ho cominciato a studiare tutti gli atti del processo, credo anche con Stefano, eravamo molto aperti, c'era Laura Betti che premeva dicendo dovete dire che... Ma no, noi non ci fidavamo completamente di Laura Betti. Lei stessa mi disse un giorno, guarda, tu devi fare il tuo film, devi dare e non devi dare retta a nessuno, neanche a me, e io l'ho presa in parola. Cosa che mi è costata anche dei rapporti piuttosto turbolenti, perché Laura Betti era prepotentissima e geniale, però una donna straordinaria. Infatti mi dispiace che non ci siano più queste persone, perché ogni volta che viene meno qualcuno di questi custodi, la volgarità si alza di un piccolo millimetro in più. E invece lei li bastonava tutti, uno non poteva scrivere su un giornalito locale una qualche stupidaggine che partiva il telegramma e poi partiva anche lei fisicamente veramente temibile. Quindi sono anche contento di avere avuto questi conflitti, perché li consideravo una sorveglianza, una prova del 9. Allora non avevamo un'idea, diciamo vediamo quello che salta fuori. E io stesso non ero completamente convinto che ci fossero altre persone. Ho detto, mi sembra così facilmente vera la versione di Pelosi. Uno va lì, un ragazzetto, non gli va più, cambia idea, si menano. Sai, basta un calcio nelle palle, un uomo non può più difendersi. Basta prendere... Anche un bambino può abbattere un uomo forte. Insomma... Quando mi sono convinto che non poteva aver fatto Pelosi da solo, quando ho visto quelle fotografie orribili, che è la ragione per cui le mostro nel film, perché finché uno non vede come era stato ridotto Pasolini, può pensare veramente che il ragazzo avesse agito da solo. Dopo quelle immagini tu non puoi credere, non è possibile... non è umanamente possibile credere che l'abbia fatto il ragazzo da solo. E per questa ragione, correndo il rischio di sembrare cruento o voyeuristico, io ho deciso di mettere quelle immagini contando solo sulla brevità, cioè di togliere fotogrammi fino a rasentare solo il limite della percezione, non quello della morbosa visione. Avevo due curiosità. La prima è che tipo di diffusione ha avuto. Non vedo da dove. Che tipo di diffusione ha avuto questo film in Italia e in Europa, cioè quanto, come è stato diffuso. E un'altra, gli attori hanno partecipato, cioè come un lavoro, hanno avuto un loro compenso o hanno fatto un qualcosa, che so, tipo cooperativa per partecipare anche a livello.
economico alla produzione di questo film? Cioè, ci hanno creduto come, diciamo, un documento che, a cui anche loro volevano partecipare, oppure hanno lavorato? Sono stati tutti pagati, non molto lautamente, perché non c'erano molti soldi per fare nel film. E io chiedo sempre questo ai miei attori: guardate, io voglio fare un bel film che si deve vedere. Allora bisogna spendere in scenografia, costumi, movimenti di macchina. Se do i soldi a voi, i vostri conti correnti non sono visibili sullo schermo. Quindi, perché un film abbia un valore, bisogna lavorare un po' a meno soldi. Quindi, hanno collaborato in questo senso, però erano tutti così contenti, perché di venire, lo facevano non per me ma per Pasolini, evidentemente, per cui non ci sono stati problemi di costo, sono venuti tutti veramente pochissimi soldi, anche proprio veramente. Orsini è venuto gratis, per dire, è un mio caro amico, abbiamo fatto un film insieme, ha detto: ma se io dovessi chiedere quello che prendo, lascia perdere, mi fa piacere stare in questo film, anche se mi fai fare sempre i figli di puttana. Il tipo di discussioni, dai. No, dunque, il film, che caso strano, io ho lavorato con un produttore, Claudio Bonimento, al quale si è affiancato Vittorio Cecchi Gori, che era molto più potente e che ha come fagocitato il film. Con tutto questo devo dire che Vittorio Cecchi Gori, no, non c'era ancora la Marini, c'era la gestione precedente, ma non creda che sia meglio. Ora, avevano questo film come... lo amavano il film, io infatti sono riconoscente, non mordo la mano, però secondo me non aveva la piena consapevolezza di come andava gestito un film così. Il film fu visto dal direttore del Festival di Cannes, Gilles Jacob, che lo voleva invitare nel 1995, per inaugurare il festival, una grande serata Pasolini, perché ricorreva combinazione, a furia di perdere tempo, coincideva col ventennale della morte di Pasolini. Voleva fare una grande serata d'apertura, invitando tutte le persone che erano correlate a Pasolini nel mondo, e quindi tutti i cineasti più interessanti, e però naturalmente il film sarebbe stato fuori concorso. E Vittorio Cecchi Gori si impuntò su sta, si convinse che essere in concorso era di più che aprire il Festival di Cannes. Noi litigammo ferocemente, e il film fu invece invitato a Venezia. A Venezia andò bene il film, ma io sono convinto che una serata d'apertura a Cannes, con tutti i cineasti che avrebbero testimoniato il loro amore per Pasolini, io avendo poi girato tutti i festival con questo film, mi sono reso conto di quanto sia popolare Pasolini nel mondo, tanto quanto i nostri grandi Visconti, Rossellini, Fellini, con uno statuto a parte, cioè Pasolini non è niente di meno di questi grandi cineasti, in più ha questa specie di figura morale, di decifratore della realtà politica, che è qualcosa che lo rende poi di un'attualità, di una modernità straordinaria. Questo in tutti i paesi del mondo è così. Quindi il film non ebbe il successo che ci aspettavamo tutti, ci rimaremmo anche un po' male. Mi convinsi ero convinto che il pubblico giovanile, per esempio, sarebbe andato a vederlo. Lo andò a vedere quando poi ho accompagnato il film nelle scuole, ma non andò istintivamente a vederlo. E quindi, però, sa, la vita di un film, se è un buon film, è lunghissima, e quindi farà nel tempo quello che non ha fatto in quei pochi giorni in cui oggi si devono fare i soldi. Grazie, veramente. Grazie a tutti.
grazie.